E allora, li state vedendo tutti quei post-it? Insomma, ce la posso fare? Comunque, mille cose da fare, ma la più importante che devo fare adesso è salutare e ringraziare tutti per i piatti che continuano ad arrivarmi, anche se io ho mandato un po' in vacanza la rubrica Il migliore ingrediente della gente, ma ho deciso di farla un po' volante. Insomma, sono molto presa con l'altra avventura che mi vedrà presto in televisione, ma dedico comunque qualche minuto a tutti voi che siete strepitosi. Insomma, oggi andate un po' a curiosare il piatto di Luisa, che ci ha fatto dei fiorellini agli asparagi, quindi in tema di stagione, con burro e pancetta, quindi semplici ma eleganti. E poi ancora Emanuele, simpaticissimo, ci ha postato i suoi scialattielli con le sarde e la mollica, come l'ha chiamata lui, la mollica, come vi spiego io anche quando vi do delle ricette, se me la fate un po' bruciacchiare, rosalare, un po' alla siciliana, dà il tocco al piatto che diventa subito un piatto bello da presentare. E poi due piatti dedica, oggi Rossella ha dedicato alla sua famiglia dei bei paccheri con un ragù di polpo, ragazzi, calamari da provare, bello estivo questo piatto. E ancora Mariangela dedica a Mica e Giulie, ovviamente la sua metà e la sua dolce figliola, i bei gamberetti con zucchine senza latticini, come vi spiego al banco. E Mariangela ha preso subito, mi ha copiato questa ricetta bravissima, si possono friggere proprio come aperitivo, infatti Mariangela ha pensato bene di friggerle. Continuate a mandarmi i vostri piatti, perché? Ma perché il migliore ingrediente è la gente.